Un caloroso benvenuto a tutti, specialmente ai giornalisti italiani. Lasciatemi esprimere il mio sollievo di vedervi tutti qui sani e salvi in quest'area dove, secondo un giornale italiano che si occupa di domani, è il cuore della malavita albanese, dove agiscono clan legati al traffico di esseri umani. Vi devo confessare che abbiamo preso molto sul serio questa scoperta inquietante e siccome il giornale di domani diceva che la Procura sta indagando su questi clan, ci siamo rivolti alla Procura speciale contro il crimine organizzato, che carte in mano ci ha rassicurato che tale cuore malavitoso non esiste né in quest'area né in altre aree dell'Albania, dove certamente agiscono dei gruppi criminali, ma sempre secondo la Procura speciale, che fa parte della rete di Eurojust, non ci sono i presupposti per parlare di una mafia albanese. Concetto molto usato ultimamente per buttare fango sull'Albania, ma citando l'autorevolissimo capo della Procura speciale, non si può dire che in questo paese esistono strutture che assomigliano alle organizzazioni mafiose tipo Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Corona, Camorra o Sacra Corona Unita, perché i gruppi criminali albanesi non hanno una gerarchia e operano in cerchi stretti, familiari o sociali.